Allora, innanzitutto io non ho slide, quindi tranquilli. Voglio dire, poi, oltretutto dopo gli interventi che mi hanno preceduto, quindi dall'Università di Trieste, diventerebbe anche difficile presentare degli slide con la ricerca importante che è stata fatta anche. Devo dire che quando siamo stati chiamati come CAMST ad intervenire quest'oggi, CAMST perché appunto ha messo in pratica il progetto Pesca, che ormai non è più progetto perché ormai il progetto Pesca è diventato un percorso attuato, quindi ormai è, come dire, una prima esperienza importante che anche a mio avviso, come sentite un po' in tutti gli interventi precedenti al mio, è sarebbe molto interessante, e qui guardo soprattutto lead partner come di Fiumicello, delle cooperative, sarebbe interessante andare a riproporre naturalmente. E noi ci siamo ritrovati ad affrontare questo, dico affrontare perché un aspetto importante è il fatto che, come un po' in tutti gli altri interventi, una delle particolarità è stata quella che non è stato facile, e non è un dettaglio, è stato difficile realizzare questo intervento, questo percorso ormai. E non è stato facile, voglio dire, perché si parlavano lingue diverse, ma non nel senso italiano, sloveno, qualcuno direbbe friulano o forse dialetto triestino, ma lingue diverse nel senso di la lingua accademica, la lingua degli operativi, la lingua dell'ente, degli enti che devono attuare un capitolato d'appalto e quindi dare dei servizi per arrivare fino a chi operativamente ogni giorno deve dare attuazione. Quindi entrare e andare ad inserire questo progetto in quello che è io non so come chiamarlo, se non un contesto, un paradigma difficile, non sono un traduttore se contesto, paradigma, perché il servizio di ristorazione è un contesto per l'Italia molto complesso, ci sono molti attori, spero che non venga un po' più semplice, perché noi abbiamo, oltre alla ditta di ristorazione, che quindi in questo caso si occupa della realizzazione dell'espletamento del servizio, abbiamo naturalmente l'ente che deve erogarlo, quindi un capitolato d'appalto da rispettare, ci sono le autorità, le aziende sanitarie, l'USL, INAS, tutte le autorità preposte ai controlli. Quindi per noi le lingue diverse erano cercare di comunicare sia con chi di fatto ha svolto un egregio lavoro, l'Università di Trieste in questo caso, tutti gli enti, ma anche dover concordare tutto quello che facevamo anche con le norme. Le norme significa sicurezza alimentare, tracciabilità, ad esempio. Quindi non si poteva prescindere da questo. Tra l'altro nel percorso di educazione al consumo alimentare, al consumo sano alimentare, diciamo che oltre che l'inserimento dei piatti è stata svolta una vera e propria attività di educazione, quindi formazione presso le classi, presso le classi e per gli studenti sono state presentate delle materie prime, si è svolta quella che è una sensibilizzazione e un coinvolgimento degli studenti e di tutte le persone coinvolte nell'educazione di quello che è il cibo, la sana alimentazione. Molto importante anche l'intervento del professore di prima, perché effettivamente io mentre tragitto di stamattina a casa a Gorizia dicevo: ma cosa posso dire? Effettivamente, pensando al progetto Pesca, ci sono molti temi, ce ne tanti, dal prodotto locale alla cultura, al prodotto transfrontaliero, all'educazione alimentare, ai sensi. Perché è vero, i sensi in questo progetto, e le scuole sono importanti perché stiamo parlando di bambini. Quindi si stava prima l'esempio del io spezzo il grissino, quindi dal senso l'udito, ascolto come il rumore, lo spezzo, quindi uso il tatto, e mentre il professore parlava mi veniva in mente che nulla è a caso, quindi se il naso è vicino alla bocca c'è un perché, perché prima di portare il cibo alla bocca io sento l'odore, quindi se il cibo è variato la natura ci ha dato il naso vicino alla bocca per un motivo molto molto saggio. Quindi i sensi sono veramente stati coinvolti a 360 gradi e ricordo che noi come azienda, siamo un'azienda tra l'altro prossimo anno CAMS compie 70 anni, che fa diversi interventi anche sullo sviluppo dei sensi, quindi a fianco dell'educazione alimentare anche quello che è lo sviluppo dei sensi.
E questo perché sviluppare i sensi? Perché per i bambini lo sviluppo dei sensi significa avere degli strumenti per interpretare la realtà. Quindi attraverso i sensi il bambino, il futuro adulto, interpreta di fatto la realtà. E tra l'altro mentre nel mio tragitto a casa Gorizia questa mattina ho incrociato un cartello di un fast food, e mentre lo incrociavo mi sono chiesto, ma tra l'altro io come dire ero molto lontano dai fast food, ero per due motivi. Uno, perché insomma, essendo italiano, oggi direi europeo, la cultura del cibo è una cultura che insomma, mi appartiene, e quindi la cultura del fast food, mangiare, maestro Pontone insomma insegna, maestro Pontone slow food, la nostra cultura quasi in antitesi rispetto al fast food. E poi però ci sono andato perché ho resistito fino al primo figlio, è arrivato il secondo figlio e il fast food è molto comodo di fatto. E quindi essendo molto comodo ho dovuto scegliere anch'io la comodità di andare al fast food. Però visto che anche nel fast food molto è stato fatto in tema di educazione alimentare. Infatti nei fast food si possono trovare dalle insalate a dei cibi, dei prodotti locali. E quindi c'è da dire che la cultura sensoriale, alimentare, viene giustamente, sta seguendo dei canali che sono quelli appunto dell'educazione alimentare, perché alla fine educazione alimentare significa educazione alla salute, perché quello che è qualità e salute alimentare alla fine si traduce in salute appunto, quindi alimentazione e salute. Grazie.